Menti per la vittoria a Roma. 17 aprile 2010, la Puntotel conquista matematicamente la promozione in Serie B1. Un grande lavoro da parte prima della dirigenza per mettere squadra veramente di livello, con atlete veramente professioniste, preparazione ad oggi, e continueremo in questo modo fino all'8 per la chiusura del campionato. Ecco, la vittoria sicuramente arriva dopo aver sconfitto una delle compagini più forti di questo campionato di Serie B2, ossia il Divino Amore in casa per 3-0. Sì, ma a prescindere da chi era il stasera, le ragazze veramente hanno una partita come l'avevamo preparata vista, dico che dal punto di vista tecnico, è stata una partita, diciamo, quasi in discesa avversarie. Stasera lo posso dire dopo un intero anno, ma per tecnico dell'una... Tirava negli spogliatoi prima di scendere in campo, mister? Beh, guardi, era un ambiente molto tranquillo, a differenza di altre partite, anche perché sapevamo che con questa partita non è che potevamo compromettere il campionato, noi avevamo tutto che doveva rincorrerci e quindi l'abbiamo affrontata in modo aperto e in casa della seconda ha tutto un altro sapore e ce lo godiamo fino in fondo. E un grazie va soprattutto a tutto il Vallodidiano e vorrei abbracciare simbolicamente i tifosi che ci hanno seguito qui fino a Roma, perché dall'inizio del campionato è veramente stato... Grazie mille, mister Iannarella. Allora, ancora auguri e buoni festeggiamenti. Grazie a voi.